Sì. Mi piace tanto. Ciao a tutti, gentilmente ben giunti all'appuntamento, cari amici, di Almanacco del Giorno. Almanacco del Giorno, anche oggi vi teniamo compagnia. Mi sento veramente frizzante quest'oggi come una bottiglia di Perrier. Che bello. Mi piace come si gongola, e devo dirle che la maglia bianca le dona, le dà più luce sul viso, un po' più solare. La ragazza. Allora, attenzione, partiamo immediatamente perché sono caldo con una tazza di brodo. Ma ho una voglia di proibita in questi giorni. Io non so, sarà la primavera o che cosa sta succedendo. Ogni notte pensa Mao che io mi sogno assembramenti. Addirittura. Ma assembramenti di che genere, diciamo? Assembramenti. No, dico, stanotte mi sono sognato di essere sul 4 all'ora di punta. Madonna, che è un incubo, ha avuto un incubo. Bei tempi. Beautiful temptation, come si dice in inglese, bei tempi. Va bene. No, belle allora, tempi. Velocemente adesso partiamo con questo almanacco, come dicono gli inglesi, stop in the fire, leaving the jungle, go start. Pronti via, vedi, in inglese pronti via. Ecco, loro dicono tante cose, noi velocemente. Allora, cari amici, quest'oggi è 10 di aprire, il sole è sotto alle 6 e tramonta alle ore 18:56. La chiesa festeggia San Marino Stropicciato, protettore dei possessori di carta visa e maestro. Beh, questo è un santo importante adesso. Il 10 aprile del 1972 nasce negli stabilimenti dell'Eldorado, rinomata ditta di gelati, che per anni ha diviso il suo catalogo di prodotti con l'Agida, il Draculino. Non so se se lo ricorda il Draculino. Com'era? Cos'era? Un ghiacciolo color di lilla, capace di colorare le labbra di chi lo mangiava per giorni, attenzione, a volte anche settimane. Grazie all'uso di un potente colorante che veniva usato anche per dipingere pellame e per robe plastificate. Da quel giorno si vedono le strade piene di bambine con le labbra livide, tanto che nel primo periodo le mamme preoccupate le portavano tutte al pronto soccorso, sembravano tutte affogate. Invece no, era solo un gelato, diciamo, molto sano. Infatti da lì a poco venne ritirato, è vero, dal commercio, chissà perché. Strano. E questo è successo nel 72, che bello. Nel 72, una notizia che amo definire very much, che in inglese vuol dire veramente bella, very much. Comunque, io direi di chiudere con il proverbio della giornata, caro Massimo, lo permette? E allora il proverbio dice così: fidati dei tigri, dei leopardi e dei leoni, ma non fidarti delle cazzate che dice Burioni. Con questo si saluta. Ma scusi, come ci saluta lei? Ma non ci ha detto niente, ha detto due cosette così, ha buttato sta cosa sul Draculino, ma ci dia qualche informazione seria. Allora, senti Mao, le informazioni tutte le deve fare dare da qualcun altro. Io non dugno informazioni, le informazioni te le deve fare dare a chi da infame di buccia, a chi che ci piace le paroliare, a tutto che ci piace di Rico. Siccome io non sono cantante, mi faccio i fatti miei, a casa mia mi faccio i fatti miei. Allora, le informazioni te le fai dare da chi d'altro, da Pennino, che ci piace le paroliare. Ah, come ci piaceva di cantare a Pennino. Ecco, andate a fare anche il palazzo. Ma lasci stare, che ci chiudono per colpa sua. Informazioni, capisci? Very much. Arrivederci, Pino, arrivederci. Bye bye. No, bye bye. Sha la 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 la
la la, shai la 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 la, incomincia a casa. Meraviglioso, meravigliosa la tua voce in questo che dobbiamo ricordarlo sempre, il venerdì santo, un venerdì di passione, ma anche un venerdì, è vero, che oltre alle passioni ci sono anche tante informazioni, perché all'interno di Accasando, come lei sa, Mao, noi non facciamo solo informazione, ma noi facciamo anche cultura. Vabbè, non esageri, adesso non esageri, non esageri. Io glielo dimostro che facciamo cultura. Lei mi lasci un secondo e io glielo dimostro. Abbiamo una mezz'oretta, ci mancherebbe. Allora, intanto, Mao, io volevo ricordare sempre il nostro hashtag. Sì, che il nostro hashtag. Si vede? Sì, se vuoi lo leggo. Quello di sta andando di merda con due M. Sta andando di merda, questo è il nostro hashtag. Rafforzativo, le due M sono un rafforzativo. Sto iniziando a vedere balconi, è vero, non più solo pieni di gente che canta e balla con la bandiera italiana, però la gente inizia anche a mettere il nostro hashtag. Il nostro hashtag, certo. Sì. Vabbè. Si vedono lenzuole, ecco. Anche lenzuoli neri direttamente, ho scritto in bianco. Vabbè, adesso piano piano sta montando questa cosa, dottore, sta montando. Vero che lei oggi, sono contento perché comunque cosa sta facendo? Un gioco di ruolo oggi, è caduto in love bot, cosa sta facendo il marinaio? No, il venerdì pesce, Mao, venerdì pesce. Capito, non è che lo va a pescare lei però il pesce. Ho capito, però siccome io già passo tutta la vita a mangiare di magro, mi vesto di magro il venerdì, ecco, mangio le solite cose. Ho capito. Sì, e mi vesto. Se mangiava invece una cosa di carne rossa si mette il cappello con voi. Sì, se mi bravo. Se dovessi mangiare una Simmental, che io amo più che altro la marca come la dorata, allora mi vesto da cowboy. Invece dovessi mangiare roba vegetariana, mi vesto da Guglielmo Tell. Ma lei è un cretino. Ecco, allora, lasci stare. Anche perché oggi vorrei subito presentare un ospite che ci è venuto in questo nostro angolo di Bicettando. Abbiamo il piacere di avere una persona che insomma conosciamo da molto tempo, un mio amico, ma anche, come dire, un giornalista, un direttore di testate, un artista anche, perché io l'ho conosciuto che dipingeva, si figuri lei, faceva delle cose, adesso le raccontiamo. Vuole presentare? Anch'io l'ho conosciuto, Mao, dopo di lei, ecco, guarda, si è svelato Fabrizio Vespa, tirato giù la maschera, eccoci. Benvenuto. Ciao Fabrizio, ciao a tutti. A lei i complimenti li fanno sempre un po' di tagliato corto, perché non ama, è una persona modesta, non ama essere troppo uccisito. No, sono anche un timido, un timido. Sì, è vero. Poi specialmente in questi tempi difficili di quarantena, questi difetti, forse pregi, si aggravano ancora di più. Sì, allora diciamo, io che sono scemo, chissà quando finisce il tutto, cosa succederà, va direttamente al manicomio. Va bene, allora Fabrizio, abbiamo detto, uomo, io devo dire, più che altro riassumerei come uomo di cultura, giornalista, ma non solo, scrittore. Troppo buono. Uomo di cultura. Dipinge, fa tutto. E questo del dipingere, io dottore, quando ci siamo conosciuti ormai un po' di anni fa, era un graffitaro, lui faceva continuamente questi come si possono dire, questi erano dei disegni, diciamo, in bianco e nero, insomma, delle costruzioni geometriche. Stiamo parlando del periodo a cavallo tra gli anni 80 e 90, quindi verso fine 80 esplodeva, arrivava in Italia la cultura hip hop, di cui io mi ero follemente innamorato, quindi la passione per il graffitismo, il writing e così via, in cui io ho cercato un po' di fare delle cose, ma non con i risultati che invece tanti altri hanno raggiunto, perché comunque quella è una vera e propria arte, anche se è street art o arte di strada, c'è chi la vuole sminuire, in realtà è una forma d'arte contemporanea che parla a tantissime persone e quindi è assolutamente, come dire, un genere artistico di tutto rispetto. Però appunto poi da lì ho dovuto fare altre cose,
Forse ha anticipato troppi tempi, Fabrizio. Abbiamo accelerato troppo, esatto. Ha spinto troppo e quindi siamo andati fuori fase. Chi parte a razzo finisce a cazzo, scusa se... vabbè, anche quello è stato il suo problema, dottore. È una cosa che vi unisce, ha anticipato troppi tempi. Però insomma, a differenza sua, poi invece Fabrizio Vespa, diciamo, è entrato nel mondo del giornalismo, è direttore di Torino Crime Festival, è direttore di Sugo News, presente, insomma, queste cose, tante cose. E in questi tempi di quarantena, giustamente volevamo chiedere a Fabrizio la sua ricetta per sopravvivere in questa che non è manco più una quarantena, proprio, come dire, perché più di 40 giorni sono ormai e saranno. Quindi, e saranno due mesi, alla fine saranno quasi due mesi, perché l'hanno prorogata sino al 3. Allora ci siamo detti, chiediamo ad amici e non, perché poi si possono anche iscrivere alle persone anche che non sono nostre amiche per entrare all'interno di Ricettando, però noi, Fabrizio, da te volevamo la ricetta: come possiamo trascorrere 24 ore in clausura? Diciamo che nessuno di noi nella vita si sarebbe mai aspettato di agognare una fase 2, e ogni volta che sento parlare di fase 2 comunque mi viene in mente il paragone pecoreccio con il film di Verdone, in cui gli viene chiesto: ma qual è stata la migliore? E lui dice: la seconda è sempre la migliore. Però purtroppo mi sa che non rientriamo in questa casistica. Quando lei dice che non sarà la migliore la seconda? No, anche perché poi, a parte che la seconda probabilmente avrà una durata variabile peggio della prima, cioè a sensazione, cioè quanto sarà lunga questa fase 2, ma poi soprattutto spero che non venga una fase 3 e una fase 4, cioè che alla fase 2 poi ci fermiamo e si ritorni a una specie di normalità, cioè poi è tutto da vedere quello che succederà, nessuno può saperlo ovviamente, però insomma... Speriamo che non valga, non c'è il 2 senza il 3, perché sarebbe, sarebbe un problema. Però posso dire che quando ho sentito il nome della rubrica Ricettando, io ho pensato subito alla ricettazione però, Sì, non è l'unico. Purtroppo lei lo sa che il dottore ha un debole per i gerundi e io ho cercato di insomma fare in modo che si accorgesse di questo piccolo dettaglio, ma lui è andato dritto per la sua strada, era convinto che la ricetta si dovesse chiamare Ricettando. E quindi... Guardi, ma io l'ho appena finito di spiegare al maresciallo dei carabinieri, che mi ha detto: ma che cazzo state facendo in rete? Poi per spiegare: no, ma la guardi che non c'entra niente con... Allora... Mao ha smesso di rubare le biciclette e poi piazzarle in rete, non lo fa più, Lasci perdere, non sono io quello, lasci perdere, non è caro. In ogni caso abbiamo anche l'autocertificazione comunque. Anche via video. La quarta, cioè quell'ultima, diciamo, l'ultimo modello di autocertificazione. Sì, questo è l'ultimo modello, c'è il tabaccaio qua di zona che le stampa appena escono. Bellissimo. Sì. E siamo già al terzo restyling, è arrivato già alla quarta serie. Sì, esatto. Prossimamente le metteranno su Netflix. Fabrizio, ci puoi dare un consiglio per trascorrere quelle ore buca che non sono né quelle che dormi né quelle che mangi? Uno ha fisso dormire, mangiare, e poi c'è tutto il resto, cioè cosa si può fare quando si è in quarantena e non si ha così voglia e neanche tanta, come dire, input per fare, scrivere un libro, per fare un saggio e quant'altro? Cosa si può fare? Ma secondo me ciascuno di noi, a causa della condizione attuale, ha scoperto delle cose e, come dire, ha incominciato un po' ad abituarci, sì, e le ha fatte diventare delle nuove abitudini. Io un'abitudine che sto coltivando negli ultimi giorni, visto le belle giornate, è quella comunque di concedermi sempre un'ora fissa intera al sole, perché è fondamentale per la vitamina D, perché è l'unico modo, tra l'altro, per fare in modo che il nostro corpo la produca, a parte gli integratori che non hanno la stessa forza, però in questo caso per mantenere, come dire, la difesa immunitaria alto è fondamentale. Poi devo dire, almeno le condizioni climatiche sono uno dei lati positivi di questo momento, quindi trovare comunque quell'ora da passare nel lato esposto al sole della propria casa bene fa, anche magari ascoltando in cuffia canzoni. Per esempio, mi sono messo ad ascoltare canzoni che ascoltavo quando ero veramente ai tempi del liceo, quindi ho ripassato i primi album di Battiato piuttosto che le cose d'archettone che ascoltavo
e devo dire calore e musica fanno sempre il loro effetto. Sì, sì, è vero, calore e musica sono una ricetta. E poi un'altra cosa fondamentale è l'occasione in realtà per conoscere i tuoi vicini, a meno che tu non abbia proprio, non so, degli inavvicinabili, o forse è il momento anche di avvicinare gli inavvicinabili, però io anche quello sto cercando di sviluppare il più possibile, perché comunque alla fine, a quanto pare, un domani anche proprio i condomini, c'è l'idea di organizzarli diversamente, cioè di farli diventare una rete interna più stretta anche dal punto di vista della solidarietà, perché poi è quello che viene fuori in questi momenti, quindi diciamo che si fa anche un po' di dialogo. Poi vabbè, avendo la fortuna di avere ancora i vecchi ballatoi dove abito, è abbastanza facile poi instaurare la comunicazione. Quello comunque è fare due chiacchiere, anche se rispettandoli solamente, quant'altro, con non è male, non è male, non è male, non è male. Cercare una scusa per accendersi una sigaretta o fare due chiacchiere, male non fa durante la giornata. Io poi non sono proprio uno espansivissimo, per cui sto scoprendo nuovi orizzonti. E poi l'altra cosa fondamentale, riuscire a fissare appuntamenti in quello che potrebbe essere l'ora dell'aperitivo sulle classiche piattaforme, Skype, Zoom, WebEx, ormai c'è l'imbarazzo della scelta, StreamYard, chi più ne ha più ne metta, per vedere gli amici che solitamente magari vedere a quell'ora. Quello devo dire che è sempre una cosa che tira su di morale, piuttosto che in realtà comunque leggere tanto se si può. Io leggendo poi in questo periodo ho fatto anche delle scoperte su cose che non conoscevo prima, banalmente, sembra una stupidaggine, però come dire, avendo questa bolla temporale più dilatata, sicuramente si ha più tempo per anche dedicarsi anche alla lettura, cioè, e scoprire delle cose. Si può baccagliare durante un periodo, questa è la domanda che faccio all'uomo, si può anche baccagliare su queste piattaforme Zoom, Zunzappà e Parazoom? Ecco, c'è questa possibilità, e poi rimandare tutto alla sesta fase, oppure è inutile, come si dice, non si accende fuoco? Bah, è una domanda che mi sono fatto in continuazione anch'io in questo periodo, e purtroppo come dire, siamo in un periodo in cui sofferenza si aggiunge alla sofferenza, devo dire, perché è veramente siamo capiti, complicato. Ci siamo capiti. Quindi sinceramente in questo momento sto tenendo più lontano possibile il pensiero, perché veramente ti chiedi, a parte stringere piacevoli amicizie, fare conversazioni, ma finisce lì. Insomma, no? Secondo me già viviamo in un momento in cui davvero andiamo a mille con l'immaginazione in generale, perché mettiamo in moto l'immaginazione, i pensieri, perché ci facciamo 40.000 domande su tantissime cose della vita, di quello che stiamo passando, eccetera eccetera. Se poi andiamo anche nel campo della libido, secondo me si impazzisce. E allora si attento, dottore, è un consiglio questi pensieri che conosco. Anche perché di fatto questo, cioè, di fatto comunque poco da fare, cioè non è che più di tanto che aperitivi devo fare. Anche perché poi di fatto stiamo vivendo in un regime conventuale, di fatto, cioè, a meno che uno non abiti in famiglia o stia in coppia. Io nel mio caso sono single e quindi sono da solo in casa, e quindi di conseguenza è lo stile monacale da quel punto di vista. Lo sappiamo. Però ce lo lasci dire, è un bel colorito, questa cosa della vitamina D le ha fatto bene. Ah, sì, io non capisco come mai il dottore con la casa che c'ha non ha un è pallido lei, prende esempio, deve si mette un po' al sole, perché non esce mai al sole? Ha ragione, perché io solo un lato ho un lato, ma quel lato lì è sempre all'ombra. Ecco, non vorrei che uno pensasse che abbia la casa piccola, e che proprio che è messa male, più che altro messa male. Allora Fabrizio, noi ti ringraziamo, così ti lasciamo le tue cose. Allora riassumiamo: sole, ora musica, di sole, ora di sole, musica bella, col sole, ecco, letture, fraternizzazione, fratellanza con i vicini, nuovi legami almeno di ballatoio, e poi piattaforme per l'aperitivo virtuale, comunque no, mantenere comunque contatti con gli amici con i quali comunque hai sempre avuto rapporti prima della quarantena e della fase 2, diciamo. Questa è la formula di Fabrizio Vespa.
Grazie, Fabrizio, grazie, perché noi ce le segniamo e poi così. Poi scusate, l'altra cosa fondamentale è non perdere ricettando. Ancora roba grossa. Altre perle certo. da questo ricettando. Grazie Fabrizio. Grazie. Thank you very much. Visto che siamo in international. Bocca al lupo e grazie di cuore di essere stato con noi. Ciao grazie. Fabrizio. Ciao. Fabrizio Vespa. Insieme a noi un amico che ci è venuto a trovare, Mao, io direi di fare una leggera base musicale perché siamo nel Venerdì Santo, ci stiamo avvicinando al weekend di Pasqua e a Pasqua, anche se siamo in clausura, uno vorrebbe delle ricette anche culinarie perché la Pasqua è il giorno della resurrezione e quindi si festeggia anche all'insegna del buon cibo. Allora chi più di un esperto, di un gourmet, di uno chef ci può dare una ricetta, ci può dare qualche informazione? Lo scopriremo tra qualche secondo. Sigla! Chef, ciao a tutti, benvenuti in questo appuntamento della ricettina. Anche oggi mi raccomando, visto che siamo in questo periodo dove al massimo ci possiamo spostare di 200 metri, facciamo solo delle ricettine al massimo di 150 metri. Su Gerumane, prima facevamo ricettine di 150 metri. Scusi, certo, una volta giravamo per il mondo e cercavamo delle ricettine che arrivavano dall'altra parte del globo. Adesso troviamo delle ricettine che al massimo si spostano di 3 o 4 portoni. È vero, non possiamo andare oltre. Adesso dipende che dove si trova lei. Senti, ma l'unica cosa, prima di cominciare, visto che lei ne sa che è anche laureato, che c'è? Cos'è successo? No, sto vedendo che non ci fosse nessuno che sta. Mi stavo studiando, mi sto intrippando con queste cose dell'OGM, del transgenico. Allora spiegami un attimo, tu che hai studiato, Mao? Io metto, attenzione, Mao. Ecco, gli esami del sangue di Lobue, che ha la glicemia altissima, ha la glicemia più alta di quella della Bignola. Ecco, se io metto il DNA di Lobue dentro quello della cicoria, è possibile che la cicoria mi si addolcisca un pochino di più, così me la mangiano anche i bambini? Ma no, ma queste sono cose da fattucchieri. Ma cosa sta dicendo? Scusi, stiamo parlando di cosa c'entra. Scusi, se metto l'etichetta del Don Bairo, che è un amaro, sai il Don Bairo? DNA dell'etichetta, il DNA dell'etichetta. Ecco, lo metto nella barbabietola, che mi è un po' troppo dolce, e ogni volta che mi mangio la barbabietola sembra di mangiare l'insalata col pandoro. Ecco, il DNA del Don Bairo dentro la barbabietola mi diventa un po' più amara. Ma guardi, secondo me basta che mette solo un po' di Don Bairo dentro la barbabietola, diventa già più amara senza che si mette l'etichetta. Scusa, capito, lei non capisce niente. Ma io non capisco niente. Mi ha fatto solo perdere del tempo. È un ignorante, va bene. Allora, cari amici, anche oggi vi diamo una bella ricettina per la Santa Pasqua. Ecco, una ricettina, come dire, per dominare, una ricettina che è veramente il numero uno. Allora, attenzione, la ricetta porta il nome di petto di pollo al flambè di via Bestinier. Ecco. È un modo di cucinare, ecco, quindi va bene per quelli di Barriera là vicino. Ecco, se di Mera Fiore non la puoi fare, attenzione, perché poi hai il CPDM, il DPCM è un casino. Adesso vi do, ecco, Mao, lei si dovrebbe ricordare al finale di dirmi solo della pancetta. Sì, va bene. Allora, attenzione, facciamo la ricetta perché sennò non puoi funzionare. Quella che c'è lei. Va bene. Allora, attenzione, ricettina per quattro persone. Vi do gli ingredienti per quattro persone. Se poi avete quelle famiglie allargate,
sai che adesso ci sono la moglie, l'ex moglie che ha fatto 3 figli, 4 li avete fatti con lei, 2 li aveva fatti prima, poi su Napoli, le porzioni che deve fare, magari c'è anche gente da sola, ecco, poi su Napoli, ecco, se siete numerosi fatevele dare dal cuoco della Monte Grappa, ecco, io ve le do per 4 persone, solamente 4 persone. Allora adesso 2 etti di pollo di Venaria, ecco, uno scalogno, 2 zucchine di via Palestrina, 2 bicchieri di brandy, 1 melanzana, 2 etti di pancetta, 1 etto di anacardi. Ecco, attenzione, svolgimento, prendi il petto di pollo, lo fai a dadini, se ci riesci, perché il petto di pollo di Venaria è un caratteraccio, perché nasce alle gescale, pulì, scappa, anche da morto, anche da morto non sta in padella, ecco, ecco. Adesso, a volte scappa anche la padella insieme al che è questa roba qua, penso che io la scorsa settimana ho fatto questa ricettina per provarla, mi è scappata la padella, ecco, l'ho dovuta riacciuffare alle gru, ecco. No, come fa? Scusa, adesso si può più spostare, non è facile, perché la padella insieme c'ha tanta energia, quindi fatela scaricare, è un po' come un animale, se è viva iscrivetela in palestra, così scarica lì e non rompi cuglione quando fa c'è da mangiare, va bene. Allora, una volta fatto dadini, vero, il pollo, mettilo nella padella, se ci riesci aggiungi l'olio, lo scalogno, le melanzane, le fai macca julienne, ecco, solo macca julienne farei. Via, così. Sì, per lui. Dai, cazzo, così. Ma dai. Sì, ho capito, si calmi, a Julien non è il caso che ci fa il gesto. No, stavo facendo il gesto, dai, cazzo. Ma sì, Allora, fate arrosolare per 5 minuti, durante i quali sentirete provenire dalla padella delle voci, ecco, del chiacchiericcio. Non vi spaventate, è normale. È normale, scalogna e melanzane insieme su 2 chiacchieroni. Iniziano a parlare, ecco, penso che l'altro giorno io le avevo in frigo scalogno e la melanzana, sembrava di avere la tele accesa su Ballarò. Però che bello, a me non le tiene compagnia sta cosa qua. Ecco, li ho dovuti quindi separare, ho dovuto mettere la melanzana in cantina, lo scalogno nel frigo, un disastro, veramente. Comunque, adesso, feo parei. Allora, anche se li separi a volte si telefono, comunque, addirittura, risolto separato questo problema, aggiungete le zucchine, fate andare in padella ancora 10 minuti circa, aggiungendo un pochettino d'acqua, mi raccomando, non tanta acqua perché sennò il pollo annega, poca acqua. Ecco, vabbè, poca acqua, va bene, poca. Ha capito? Ecco, ma ho capito, poca acqua. Fate andare ancora un po' in padella, il pollo comincerà a impietosirvi piangendo, fa le litanie perché le Napoli di Venaria di no, non mi scaldare, no, non mi cuoce, ecco, non vi fate impressionare, al limite se proprio per farlo spaventare sparate 2 colpi a salve in aria uno deve fare, stiamo peccando, siamo matti. Comunque tirate via dal gas dopo un quarto d'ora, feve una bella flambata aggiungendo un po' di alcol, poi mettete cognac, una cosa così. Alcol, cosa mette? Alcol denaturato, che mette, scusi? Ma sì, anche quello che si usa per il coronavirus, lì. Ma scusi, fa una vampata, ha bruciato le tende sino alle mantovane l'altro giorno. Va bene, fate una flambata, aggiungete gli anacardi tritati e voilà, la ricettina è fatta. Via. Ah, basta così. Basta così. Semplicemente così. Scusi, ma non aveva detto che c'erano anche 250 grammi di pancetta? Chi l'ha detto? No, dico lei prima, quando ha fatto la lista me la sono segnata, c'erano. Chi l'ha detto della pancetta? Chi l'ha detto della pancetta? L'ha detto lei adesso. Diciamo, no, io non, lei è uno spione, E le pancette? Mi ha detto di la pancetta ti fai un panino, ti fai il magari panino. Magari la pancetta è coppata. La pancetta. Sono spione, ma va via, spione. Ma magari si è sbagliato lei, non si cava. No, si è sbagliato lei. È la pancetta, E fate la lei. La carbonara, ignorante. Ma che vuole? Ne penti niente, ci vediamo la prossima, grazie. Ecco, le precisine, le penti niente. Ma va. Hey.
gente nervosa. C'è gente nervosa, Mauro. E allora, visto che siamo di corsa, come dice il nostro amico Pino, siamo off course. Di corsa. Ma che off course? Ma come anche lei si mette a parlare così in una specie di speranto? Ma che è sto inglese per cafoni? Off course naturalmente. Era per essere un po' simpatici, ma lei perché ha bisticciato col cuoco che è stato antipatico con lui, adesso se la prende con lei è stato antipatico, perché quando uno si dimentica una cosa non bisogna sottolinearlo, perché poi sta male, capite? Lei è stato presuntuoso, cioè, o magari l'aveva messa che non serviva, cioè, che no, non so. È stato presuntuoso, lei che non lo è mai mi ha stupito, Mao, mi ha stupito perché da lei non me l'aspettavo. Vabbè. Scuso, si vede che non me ne sono accorto, scusate. E allora, cari amici, siamo arrivati al momento del quiz. Il momento del quiz che tanto piace alla gente. La gente che piace. Alla gente piace proprio molto, anche il nostro regista Olivato ha fatto così. Allora, attenzione, il quiz ieri l'ha vinto il nostro amico Fabio Wolf, è stato il più tempestivo. Grande Fabio, che sentiamo anche uno di questi giorni che dobbiamo salutare assolutamente, dottore. Sì, ecco, lui se ha qualche ricetta lo inviterei volentieri su Ricettanto, anche Fabio Wolf. La prossima settimana ci sono già, c'è una nostra... radioascoltatrice, chi è, come si chiamava, Elisabetta, comunque ci sono Lord Termi, ci sono tanti che ci sono prenotati, quindi arriveremo a soddisfare tempo, qua andiamo abbiamo tempo. Va bene, allora il quiz di oggi, cari amici, che vi piace tanto, le materie sono quest'oggi alpeggi e tome delle valli di Lanzo, l'influenza del 5G sulla vita delle popolazioni Masai, influisce sociologia, le grandi attrazioni Giulietta e Romeo i Napoli e i flash mob sui balconi, l'informatizzazione del comune di Foggia, città con la P non vale Paperopoli, il sesso, la spagnola, la febbre, no? Non il virus, non la spagnola, ma, ma lei non stia a stuzzicare, ma stia tranquillo. Ma no, è per, sai, ma lasci perdere, vabbè, vediamo. Va bene. Allora, scelga, caro Mao. Allora, sono arrivate tante cose, ma mi sembra che stanno scegliendo alpeggi delle Valli di Lanzo. Alpeggi e tome delle Valli di Lanzo. Delle Valli di Lanzo, sì. Benissimo, sì. La materia è giusta. Quesiti, grazie di aver scelto questa materia. Allora, fate attenzione. Quale tra questi personaggi non è un famoso pittore? Quale di questi personaggi non è un famoso pittore? Quale? Caravaggio, Raffaello, Vito Miccolis, Picasso, Monet o Zagor Tenai? Quale di questi personaggi non è un pittore? Solo uno non lo è. Solo uno. Solo uno. Rispondete, rispondete. Ha voglia che glielo ripeto, Mao, o ha capito? Ma io ho capito, però l'ha ripetita Juvans, se lo vuole dire ancora una volta. Quale di questi personaggi non è un famoso pittore? Tra Caravaggio, Raffaello, Vito Miccolis, Picasso, Monet e Zagor Tenai. Va bene. Rispondete al nostro quiz. Noi, siccome domenica e Pasqua non ci saremo, ma domani ci siamo e anche a Pasquetta ci saremo, la risposta ce la date oggi e noi domani vi diciamo chi ha vinto. Mao, prima di salutarci, volevo farti un regalo. Si avvicina la Pasqua, oggi è passione, oggi è morto il nostro Signore, si ricorda diciamo tutta la settimana santa, quindi la passione, quindi domenica ci sarà la resurrezione, ma abbiamo bisogno anche di qualche parola di conforto, anzi qualche parola di allegria. E allora io vi voglio collegare con il caffè letterario di Benasco in Tufurnu, dove per noi c'è il nostro amico Franco Regitano. Allora, una cosa allegra, però è una cosa allegra. Allegrissima, è per la, per la Santa Pasqua, ma una poesia che ci dice su. Vabbè, se c'è Franco di città, Franco? Pronto, Franco? Ma chi è? Ciao ragazzi! Franco, ma cos'è sta cosa? Questi occhiali, dove va?
Ma che succede? È che io... la radio. No, scusate. Ieri sera abbiamo iniziato una festa con l'LSD e siamo ancora in festa. Vabbè, ma non si dice, noi siamo un programma seguito, lei non dica ste fesserie perché poi la gente ci crede. Ma la verità, chi vuole venire al caffè letterario? Eravamo ieri sera, abbiamo iniziato in 400. Sì. In quanti metri quadri? E sono una settantina. Ah, beh, allora no, non c'era assembramento. Allora no, è tutto tranquillo, non c'è tutto problema. Tranquillo. Senti Franco, belle cose, ditemi come state? Allora, come state? Io non tanto bene, pure un torcicollo, non è buon periodo per me, non è un buon periodo. Sta andando di merda. Sta andando bene, ho capito, state bene, beh, meno male, va, sono contento. Come sei contento? Abbiamo detto il contrario, scusa, Ma a me non mi è arrivata sta cosa, no, non mi è arrivata. Mi è arrivato il caffè che ha mandato il mio amico Mauro, ma non mi è arrivata la soppressata. Come mai? Ma qua se l'è fottuta qualche corriere, eh? Adesso ci penso io, non ti preoccupare, va. Ci penso io, la faccio arrivare una buona, va. Va bene, senti Franco, noi vogliamo da te una parola di allegria. Lei è un, oltre a essere il direttore del caffè letterario, è anche un poeta, lo chiamano il poeta dei palazzi. Ha voglia di leggerci una bella poesia per la Santa Pasqua, una poesia di gioia e di amore? Senza dubbio. Qua noi andiamo avanti. Immaginavo. Opere d'arte, poesie. Stamattina Silvio Suriaca ha fatto un'opera d'arte che te la vuoi vedere? La faccio vedere, guarda. Chi l'ha fatta, scusi? Mamma mia, la faccia è finita, ma siete uguali, come ha fatto il disegno l'altra volta, ma io non lo so, ma dov'è che andavate? Ma allora è vero quello che ci dice, quando eravate ragazzini che andavate in città. Va bene, l'abbiamo vista, dov'è? Quella è la cosa. L'ha intitolata La solitudine, repetita Juvent. Quella è la classica solitudine del Suriaca, ecco. Silvio Suriaca c'ha questi momenti di solitudine, allora lui ha voluto fare un'opera d'arte. Comunque, partiamo con la poesia. Benissimo. Partiamo con la poesia. Imposto la voce, cercherò di essere tipo Nando Gazzola, chi sta gente. Gazzolo era la, con la O. Gazzola. Nando Gazzola. Bene. La mia vita non è quest'ora ripida che mi vedi scalare in fretta. Sono un albero innanzi all'orizzonte. Una delle mie molte bocche è la prima a chiudersi. Sono l'attimo tra due suoni che male si accordano, perché il suono morte vuole emergere. Ma nella pausa buia si riconciliano entrambi, tremando. E bello resta il mio canto. E come diceva mio nonno, piove sta minchia, se non piove sta minchiazza. Sì, vabbè, ma scusi, ma che roba è? Ma è tremenda sta roba, ma cosa ci ha detto? Ma la cosa è ghiacciante. Ma allora, io lo so perché, mio nonno, io lo so perché lei qui mi fa ridere, lei è un idiota. Senta, Franco, mi saluti anche Silvio Suriaca. Lasciamo. Perché ha avuto un attimo di down, adesso li facciamo annusare un poco di nitroglicerina, si prende subito, sai, sì. Come si fa sì, quelli che sono svenuti, ma certo, arrivederci, statevi bene. Ciao. Ci vediamo domani, sigla, a domani. Ciao. Seguiteci sempre, a domani. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sta andando di merda. A domani.